18 paesi, quanti ne sono rappresentati nelle gare. Si disputa lo slalom gigante. Schiacciante affermazione degli austriaci. 7 nei primi 10. Questo non è certo un austriaco. Zeno Colò segue la prova dell'azzurro Gartner, il 21. Promette bene. Il teleobiettivo ci permette di seguirlo nella discesa a precipizio. Si classificherà 7º. Ha vinto Otto Linher, che vediamo soddisfatto anche per aver battuto il più quotato dei suoi connazionali, Molterer. L'affermazione fiera della Svizzera nella discesa libera è interrotta dal numero 10. Il nostro Gartner si è buttato a capofitto e il suo tempo, 2 primi, 20 secondi, 9 decimi, è sino a questo momento il migliore. Ma l'11, Bernard Perret, migliore discesista elvetico, ha impiegato 2 secondi e 7 decimi di meno. E un altro svizzero, Forrer, quello a destra, lo ha battuto per soli 3 decimi di secondo. Sorride naturalmente il vincitore Perret. Numero vincente l'11 anche fra le discesiste. La tedesca Marianne Seltzam, rivelatasi nello slalom gigante, vinto per 7 decimi di secondo sulla nostra Giuliana Minuzzo, si aggiudica anche la discesa libera. Se lo merita davvero l'abbraccio. E adesso col numero 1 sul petto si confermerà numero 1 assoluta, vincendo anche lo slalom speciale. Viene giù con uno stile e una sicurezza da fare invidia anche ai più virtuosi del sesso forte. E brava la Marianna, la va in montagna a vincere sempre. Nello slalom speciale maschile gli austriaci riscattano la sconfitta nella discesa libera. Molterer, il 7, si classificherà 1º e anche 2° e 3° saranno austriaci. Il teleobiettivo mette in risalto la valentia del giovane discesista. La vittoria di Molterer chiude la settimana internazionale del sestriere, iniziata con le vittorie dei norvegesi nel fondo e gran fondo, in cui gli italiani si sono affermati i migliori centroeuropei.